la quotidianità a cui siamo abituati è spesso fatta di superficialità, non ci permette di focalizzarci su ciò che conta davvero. Sant'Antonio ha avuto il coraggio di vivere per un grande ideale, di scegliere una vocazione radicale come quella di Francesco. E credo che oggi, più che mai, in un tempo particolarmente difficile come quello che stiamo vivendo, con tante sfide che ci interpellano in prima persona, abbiamo tutti bisogno di domandarci: ma c'è qualcosa per cui vale davvero la pena vivere? Qualcosa che non sia vanità? Abbiamo una vita sola e penso che tutti, in fondo al cuore, desideriamo vivere per qualcosa di grande. Ma più delle volte rischiamo di lasciarci portare dagli eventi, dalla corrente del mondo, viviamo il viaggio della nostra vita con il pilota automatico inserito, siamo nel frullatore delle mille cose che ci appaiono urgenti, importanti, senza però fermarci ad individuare le grandi mete che davvero desideriamo raggiungere, perché rispondono ai desideri più profondi del nostro spirito, non agli ideali e alle aspettative che gli altri con abilità ci hanno proposto e magari imposto. Sant'Antonio ha scelto Dio come ideale della sua vita e ha voluto vivere il Vangelo alla lettera con grande radicalità. Grazie a questo ha potuto realizzare grandi cose. La sua luce risplende ancora nel firmamento dell'eternità, portando luce nella vita di tanti. Sta anche a ciascuno di noi domandarsi: ma qual è l'ideale che può dare senso alla mia esistenza? Qual è il segno che desidero lasciare? Che cosa conta davvero? Cosa farei se mi restassero pochi mesi di vita? Abbiamo una vita sola. Viviamola per qualcosa di grande che possa riempire di senso e di colore ogni attimo prezioso che ci viene donato di vivere.